Siamo a Campo di Giove, quinta edizione di Seminare il Futuro, un evento organizzato nell'ambito della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia. Seminare il Futuro fa parte di un progetto che la cooperativa di comunità porta avanti da 5 anni, si chiama Agricoltura e Greggio di Comunità. È un evento che è arrivato alla quinta edizione dove proponiamo i prodotti agricoli coltivati dalla cooperativa, riproposti nei piatti tipici e tradizionali della cultura campogiovese attraverso la partecipazione dei soci ristoratori e degli agricoltori che si occupano della coltivazione. Stiamo in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, con l'Università di Agraria di Perugia e della comunità per il recupero del fagiolo gialletto campogiovese di Slow Food, attraverso la quale stiamo cercando di riportare in risalto il valore che ha, insomma, la tradizione agropastorale del posto. Quest'anno abbiamo fatto 2 giornate, il sabato dedicato alla festa della panificazione di comunità. Noi coltiviamo anche il grano tenero di Solina, con il quale abbiamo impastato insieme alla popolazione, infornato e assaggiato il nostro grano antico. Oggi invece è dedicato ai piatti tipici, quindi, dei ristoratori campogiovesi, che ripropongono attraverso le loro pietanze, insomma, soprattutto i nostri fagioli e ceci che coltiviamo. In questa giornata protagonisti anche alcuni anziani di Campo di Giove che hanno parlato di transumanza, delle antiche tradizioni, ma anche dei loro ricordi di guerra. Mio padre, che era pastore, sempre ritornando indietro, i tedeschi gli presero 130 pecore. Gli presero tutte ste pecore e lui è rimasto sopra questa montagnella con un cane vicino a lui e il bastone e le pecore. E se le erano prese perché se le mangiavano, sti maledetti. Sono arrivati questi tedeschi qua, ci hanno lavato le pecore davanti e noi siamo in tempo di scappare, ce ne siamo andati, abbiamo lasciato le pecore, circa 300 pecore. Quando venivano i soldati, noi andavamo là al campo, quello che avanzava la cucina, lo facevamo proprio, quello che avanzava la cucina, se le mettevano a queste tranietti, sì. Noi andavamo in questo tranietto, il secchietto, sì, il tranietto. Noi arrivavamo dopo la collina, ci sedevamo e le forchette le tenevamo rigato e mangiavamo. Con le mani. Con le mani. Antonio, ma che tu ti ricordi? C'è stato qualcuno che si è ribellato ai tedeschi? Che si è ribellato ai tedeschi di qui? Ma non lo so, non mi ricordo. Non ti ricordi? E non conveniva. Certo. Caputo. Ci facevano secchi, capito? Hanno cercato di nascondere gli inglesi in mezzo a mucchi di paglia. Balle. E allora li avevano messi, no, che poi li hanno pescati i tedeschi, li hanno messi tutti in fila sotto alla piazzetta. E poi questo Don Virgilio c'aveva una sua zia che parlava tedesco. Una mamma. No, era la mamma. E allora questa signora è andata a parlare col capo dei tedeschi dicendo, insomma, di non ammazzare. E così li avevano proprio già sfilati, pronti con le pistole, e li stavano a far fuori. È arrivata sta signora e, insomma, forse li ha pregati, chissà come. È riuscita a salvare questo mio zio. E questo signore che lei diceva che ci aveva nascosto un altro tedesco, un altro inglese e Don Virgilio, il prete, li avevano affilato tutte e quattro che lo devono sparare. La festa per fa, la festa per fa, a Don Giovanni, a Don Giovanni. La festa per fa, la festa per fa, a Don Giovanni, lo terra allegra. 5 la bella 6, la 7 la la, una bella festa, una bella festa. 5 la bella 6, la 7 la la, una bella festa per fare. Facciamo un bilancio di questo weekend, possiamo dire assolutamente positivo. Ieri senz'altro, anche perché, insomma, la festa della panificazione è stata la prima e spero che abbia un seguito, c'è stata una discreta partecipazione da parte delle massaie, soprattutto, che hanno preparato i loro impasti, abbiamo infornato, insomma, il pane di Solina era l'elemento base insieme ai fagioli, no? dell'alimentazione fino a
a pochi decenni fa, insomma. Oggi ancora diciamo che deve arrivare il momento clou con il pranzo e senz'altro siamo soddisfatti, dai.